Ok, siamo live, perfetto. Buonasera a tutte e a tutti, bentrovate e bentrovati. Fateci sapere, come sempre, se si vede, se si sente, se tutto funziona. E stasera siamo in compagnia di Giuseppe Nicolodi, che tante e tanti di voi conoscono, anche perché durante il lockdown del 2020 con Giuseppe ci siamo viste e visti più volte per una serie di webinar che ci hanno molto aiutato in quel periodo anche poi alla ripartenza. E poi insomma Giuseppe lo conoscerete senz'altro anche per i suoi libri e gli altri corsi che propone e che noi stessi proponiamo. E quindi ben trovato Giuseppe, benvenuto, ti passo la parola per un saluto così anche tu. Intanto faccio vedere la Bene. copertina del nuovo libro. Ok, no, saluto a tutti, spero che abbiate visto e adesso vi presento un po' che cos'è, perché e cosa vi aspetta. Bene, grazie Giuseppe. Allora rimostro la copertina che farò vedere a intermittenza, un po' alternata ai nostri due volti più in grande. Questo libro che è appunto edito dalla Erickson, uscito l'altro ieri, il 12, oggi è sabato 14, sì, il 12 di maggio è uscito questo nuovo volume che io ho avuto l'onore di leggere in super anteprima la scorsa estate, di fare un po' anche la correttrice di bozze, diciamo così. E sono stata molto onorata e felice di avere questa opportunità e questo privilegio perché il libro è veramente prezioso. Quindi invitiamo tutte e tutti ad acquistarlo e leggerlo. Giuseppe, partiamo da una prima domanda. Quindi, come è nata l'idea del libro? Che non è, insomma, il tuo primo, ma anzi, l'ultimo di tanti che hai già scritto e che ci hanno e tuttora ci accompagnano nel nostro lavoro educativo. No, allora, ci sono più punti di partenza. Uno in particolare che risale a parecchio tempo fa. Non so se voi lo sapete, ma la mia carriera nei confronti dei bambini è nata nel percorso clinico. Io ho iniziato a occuparmi dei bambini quando praticamente è nata la neuropsichiatria infantile. Penso che la prima equipe di neuropsichiatria infantile nel lontano 1975 l'abbiamo fondata a Verona in maggio e ci eravamo in quattro. Quindi ho partecipato alla nascita di un nuovo modello di vedere la pedagogia, la medicina, insomma, di vedere il bambino in un contesto diverso. Tutto nasceva in quel periodo, nel momento in cui c'è stato un cambiamento istituzionale molto importante, sono state soppresse le scuole speciali, si cambiava un modo completamente diverso di pensare l'infanzia. Durante questi anni, questo processo, quello che mi ha particolarmente colpito è che io, essendo una figura un po' bastarda, diciamolo chiaramente, né chiaro in un campo e in un altro, sono sempre stato colpito da come mai il mondo della sanità e il mondo della pedagogia hanno così difficoltà a parlarsi. E sembra che il mondo della sanità vada in una parte, ha dei suoi concetti, delle sue modalità di fare, dei suoi principi validi, giusti, che però raramente incontra il mondo della pedagogia. E questo mi ha sempre un po', ma in fin dei conti il panorama è uguale, perché non possiamo conciliare la scientificità, il rigore e le competenze del mondo sanitario con tutte le competenze della pedagogia, che è una scienza non meno importante. Anche la pedagogia è scienza. Questo mi ha sempre, e io in effetti nel mio lavoro con i bambini ho sempre tentato di occuparmi molto della famiglia e della scuola, perché io ritengo che occuparsi del bambino vuol dire occuparsi di tutti gli adulti vicino al bambino. Ora, siccome io come psicomotricista mi occupavo dei bambini piccoli, il mio riferimento era soprattutto nido, scuola dell'infanzia, limite primaria. Okay. Allora, a un certo punto della mia carriera, proprio in contrasto anche con la sanità, che su questo era difficile conciliare, mi sono occupato del disagio degli insegnanti e di fronte al disagio del bambino. E questa è stata la nascita del
primi testi che io ho fatto proprio su andare a esplorare il disagio educativo, che non è il disagio del bambino, è il disagio degli insegnanti e della scuola di fronte al disagio del bambino. E che il problema non è quello che continua a predicare la sanità di levare i sintomi, guarire i sintomi, guarire i bambini. No, in educazione non è così. In educazione i sintomi si accolgono perché si entra in un tipo di discorso e quindi nel linguaggio, ed è tutto il testo che è stato fatto a quei tempi sul disagio educativo che conoscete. Il disagio educativo al nido, scuola dell'infanzia, e questa è stata la prima parte. Quello che ha dato un nuovo impulso è quello che è successo durante questo lockdown. Io partecipando alle vostre trasmissioni, ma anche ad altre, in contatto con le strutture educative, sono rimasto molto sorpreso, molto deluso dall'abbandono che le strutture educative hanno subito in questa particolare pandemia. Cioè, nel senso che tutte le strutture erano appiattite sul mondo sanitario. Quello che io vedevo anche le pedagogiste molto spesso trasformate in operatori sanitari, tutti si occupavano di come isolare i bambini e nessuno si occupava di dove erano i bambini. Allora in questa situazione mi sono detto no, non è possibile, e soprattutto quello che mi ha molto colpito è in certo qual modo l'abbandono teorico e metodologico in cui era abbandonato il mondo della scuola. E mi sono detto, ma com'è possibile che queste figure che sono al centro dello sviluppo del bambino siano abbandonate dalla società, quasi condannate perché sono loro che stanno male, colpa loro, e non sono capaci di fare il loro lavoro, quindi a dover vivere il loro disagio come una colpevolizzazione, un'incapacità professionale. E allora ho detto no, questo non è possibile, e allora ho detto no, bisogna fare qualcosa. Siccome io sul problema del disagio ho continuato a lavorare, ho continuato a pensare, ho detto ok, mettiamo a punto qualcos'altro per dare un po' di, come dire, creare un po' d'animo, di energia nuova nel mondo delle istituzioni educative. Questa volta però parlando non tanto del disagio quanto della scuola e quindi delle risorse scolastiche e la risposta della scuola al disagio educativo. Infatti, tra l'altro, proprio Giuseppe, adesso rimostriamo la copertina, perché il titolo del libro esce con la risposta della scuola al disagio educativo, ma noi sappiamo in retroscena e c'era un altro titolo, no? Proprio in continuità con quello che stavi dicendo adesso, no? Di un orgoglio educativo della professione. Il problema è che io mi è sempre piaciuto dei titoli molto evocativi che dovessero risvegliare un po'. Ma guardate che anche il libro sul disagio educativo non era quello il titolo. Il titolo originario di quel libro era Il disagio che non fa rumore. Perché tutti continuano a parlare del disagio, il disagio degli adolescenti, il disagio della scuola, il disagio di tutti, ma del bambino 06. Disagio, ma che disagio hanno? Non fanno che giocare. Che disagio hanno le maestre che sono lì e non fanno che giocare tutto il giorno? Questo era quello che si sentiva in giro. Allora, però, quando è venuto, hanno detto che adesso i titoli evocativi non si possono più usare, perché i titoli devono tutti entrare nei motori di ricerca dell'internet, e quindi se mettevi il disagio che non fa rumore, cercano rumore, viene fuori tutto, eccetera. Quindi non è possibile. Questo libro io l'avevo intitolato Mettersi in gioco per un nuovo orgoglio educativo, cioè quello di chiamare gli educatrici, gli insegnanti a essere fieri del lavoro che fanno, mettersi in campo, scendere in campo loro personalmente e quindi essere fieri del lavoro e trasformare tutto questo in nuovo orgoglio educativo. Questa era la finalità, solo che dopo anche qui hanno dovuto cambiare il titolo perché l'orgoglio non entra nei motori, quindi vabbè, comunque una volta che diciamolo, perché chiaramente non può, lo stavi già dicendo nella risposta della domanda precedente, anche questo titolo, no, che originariamente avevi dato al libro era proprio in quella direzione lì, no, nella spinta
all'orgoglio educativo, appunto, della professionalità di chi opera nei contesti 0-6. Sì, anche perché francamente per parlare della salute di un bambino bisogna guardare in faccia le figure che accudiscono il bambino. Di fronte a delle figure educative che stanno bene, faccio fatica a immaginare che un bambino sta male. E allora, se questo è il vero scopo, però che le figure vicino ai bambini si sentano padrone di strategie, di sapere cosa fare, di un sapere che ha la sua importanza e che non le mette nelle sabbie mobili del pantano dove spesso si lamentano di essere. Sì, infatti questo credo che sia un tema assolutamente caldo che, come dire, a partire dal disagio educativo al nido, alla scuola dell'infanzia, qui hai esteso, quindi hai ripreso una serie di concetti che erano già presenti in quel volume. Qualche giorno fa qualcuno in un post, anzi sotto al post dove annunciavamo questa diretta di oggi, una persona ha scritto chiedendo, no, qual era la differenza di questo nuovo libro rispetto al precedente del disagio educativo al nido alla scuola dell'infanzia. E quindi questo libro effettivamente riprende nella prima parte un po' i concetti di base, ma poi li estende in modo molto ampio, Sì. perché il focus qui è proprio andare sulle strategie, sull'aiuto, sulle risorse, su quello che i professionisti possono Diciamo fare. che nel primo testo la mia preoccupazione era di spiegare che il disagio non è una malattia che va accolto e non guarito, che non va eliminato e che deve essere l'adulto che entra in gioco per saperlo accogliere. Vado a lavorare un po' più direttamente su con quali strumenti la scuola risponde. E quindi fa parte di tutta una serie di lavori che in questi ultimi anni è stato fatto in giro sul lavoro degli insegnanti. Queste schede che vedete sono state compilate e attraverso le schede aiutare gli insegnanti come gruppo, quindi come collettivo, a essere loro protagoniste della risposta educativa. Quindi qui è effettivamente la risposta della scuola al disagio, quindi è la continuazione dell'altro libro. Diciamo che il primo è necessario, se volete un riassunto è stato fatto, ma un riassunto. I riassunti servono quando si sa già, come i famosi bignami a scuola, quando si è già studiato servono per riassumere, se no è meglio andare sull'originale. Esatto, Questo sì. però dà una struttura in più, dà qualcosa in più. Sì, è un po' come se fosse proprio la prosecuzione del volume precedente, quindi riprende dei concetti, come dicevi, appunto, riassumendo. È chiaro che chi ha già studiato, ha letto il disagio educativo al nido della scuola dell'infanzia, riesce poi a seguire molto meglio il discorso. Chi non ha letto quel volume, certo, appunto, come dicevi, c'è il tuo riassunto, però mancano proprio dei pezzi. E poi qui c'è tutta questa estensione per entrare proprio in profondità di quello che è anche l'uso delle schede che avevi già fornito nel disagio educativo e che qui vengono, come dire, riutilizzate, riportate con un uso proprio quotidiano molto significativo nel dare un aiuto Sì, e cambia completamente il modo di vederlo. La scheda che era nel primo testo era la scheda che era appunto chiamata scheda di rilevazione del disagio. Serviva agli insegnanti per capire quali sono i problemi che i bambini pongono, perché, che senso hanno e quindi non prenderli solo come sintomi, ma sono dei chiari messaggi che danno alla maestra e all'educatrice. Qui in questo caso la scheda è stata trasformata in scheda di rilevazione delle strategie educative. Quindi la stessa scheda è stata un po' semplificata, sono stati messi i colori, che però dopo nella stampa i colori sono spariti perché non si possono mettere i colori. Inizialmente mi piaceva tanto il rosso e il verde, perché, però nel testo si mantiene la dizione rosso e verde, perché voi possiate continuare a usare il rosso e il verde nel lavoro scolastico. Quello che vedete nel libro è due colori di grigio, perché tutto c'è il colore nella stampa, però l'invito è che questo diventi uno strumento di lavoro dove il rosso e il verde vi orienta, il verde vi lascia il semaforo verde dove partire, le strategie educative vanno messe dove il bambino vi dimostra che potete andare.
E il rosso è il momento dove potete giocare in difesa, non andare a sbattere, fare una circonvallazione, perché la strategia dovete inventarla in modo diverso. Ecco, il libro è un modo per aiutarvi a trovare la strada giusta in questo labirinto, quando qualche problema, qualche strada fosse interrotta dal comportamento del bambino. Esatto, sì. Tra l'altro, adesso rivedevo, ecco, Deborah, che sottolineava una frase che dicevi prima, che secondo me, può valer la pena riprendere: il disagio va accolto e non eliminato, perché anche nella mia esperienza, spesso per chi lavora con i bambini, soprattutto bambini piccoli come i bambini della fascia 0-6, ma a volte anche assolutamente dopo, le insegnanti e gli insegnanti degli ordini di scuola superiori, c'è proprio questa fatica, no? Di fronte al bambino che sta male, di voler risolvere, no? Di cercare di intervenire per risolvere. Invece credo che questo aspetto che tu porti, che già evidenziavi molto bene nel volume precedente, che qui riporti e allarghi, è veramente fondamentale, perché cambia proprio l'ottica del lavoro. Un conto è lavorare con l'idea di poter in qualche modo risolvere, tutto da verificare ovviamente si può fare, diverso è avere in mente invece di accogliere il disagio, accompagnare senza avere in mente questo discorso di eliminare. Quindi questo secondo me è un punto che su cui merita tornare. Sì, ma perché dietro ci sono due concetti fondamentali che si dimentica. Allora, il primo è il concetto di eliminare come se fosse un sintomo. Allora, questo, riflettete bene, questo è un concetto tipicamente medico. Il medico interviene sulla malattia, non è mai intervenuto sulla sofferenza. Gli ospedali non c'è posto per la sofferenza, c'è posto per la malattia. Al massimo adesso hanno introdotto il dolore, perché il dolore può essere contemplato a livello medico, ma la sofferenza no. Allora, a scuola voi non potete prendere, cioè questo è l'errore, diciamo, per dire una parola grossa, l'errore epistemologico che affronto nella conclusione. Cioè, il modello medico, affrontando la malattia e con tutti i progressi scientifici che ha avuto in questi anni, ha nella sua utopia di combattere la malattia. Tanto è vero che in tutti i linguaggi medici voi avete parole di guerra: combattere, resistere, non arrendersi mai, eccetera. Okay. Questo in pedagogia non ha senso. Perché di fronte a una malattia incurabile, un medico può dire in scienza e coscienza non c'è più niente da fare e dà le dimissioni da medico. In educazione cosa potete? Potete dire non c'è più nulla da fare? È un'eresia. Da un punto di vista epistemologico non esiste. E se poi avete dei bambini che hanno un problema, tipo avete un bambino down, pensate di guarirlo? Lo scopo dell'educazione è la guarigione? Impossibile. Questo è il miglior modo per andare in burnout, cioè per andare in difficoltà. Okay. Allora, il compito dell'educazione deve trasformare questi sintomi in messaggi, e i messaggi perché voi personalmente entrate in campo direttamente nel rapporto col bambino. Il medico non entra in rapporto col paziente, entra in rapporto con la malattia, al massimo aiuta il paziente a vincere la malattia, ma non entra in contatto con la sofferenza, perché lui non è predisposto a curare la sofferenza. Ma a livello pedagogico questo non può essere così. Io ho molto insistito nel modello dello specchio, perché è attraverso la ricezione del messaggio del bambino che l'adulto diventa protagonista. In effetti la prima cosa che si analizza in questo contesto è che non è il modello medico causa-effetto che produce il cambiamento, ma il modello semiotico, cioè della comunicazione. Quindi il vero problema è come l'adulto riesce a entrare in rapporto col bambino, a cogliere i messaggi e attraverso la sua risposta cambiare il mondo,
perché ma capite che siete voi i protagonisti del cambiamento. La sofferenza non si cambia, la metafora che io uso è che non c'è bisogno di eliminare le lacrime dei bambini, hanno sempre pianto. Quello che bisogna avere e armarsi è avere dei buoni fazzoletti. E i bambini hanno sempre pianto per essere accuditi e attraverso l'accudimento si trasforma tutto. Okay. Allora, è questo il concetto fondamentale di trasformare. Infatti si insiste molto che il primo concetto del lavoro da fare nei gruppi di lavoro, su cui dopo magari entriamo un po' perché mi interessa molto questo gruppo di lavoro, è proprio quello di trasformare i sintomi in messaggi. Quindi il primo compito della scheda è aiutare il gruppo di lavoro a trasformare i sintomi in messaggi. E in mezzo c'è un altro concetto che dobbiamo un po' approfondire, che è lo scudo di Atena, ma di questo ne parliamo dopo. Infatti, dopo ci torniamo, anche perché dello scudo di Atena avevi già parlato nel volume precedente, qui lo riprendi e giustamente è un tema fondamentale, ma dopo ci torniamo. Volevo anche qui, no, appunto, recupero Alessandra, che riprende l'immagine dei buoni fazzoletti, dei giusti fazzoletti di cui sempre ci parli. E anche questo è un tema secondo me importante, perché oggi c'è un po' questa deriva, io mi permetto di chiamarla così, del bambino sempre felice, sempre sorridente, va sempre tutto bene, che è una sostanzialmente una pia illusione, perché giustamente, come dicevi, i bambini hanno sempre pianto, come gli adulti del resto, insomma la sofferenza fa parte anche del percorso di vita, non possiamo pensare di essere sempre felici, che vada sempre tutto bene, tutti sorridenti, eccetera. Quindi è proprio un po' la fatica anche che adesso si incontra molto spesso nel lavoro, sia con gli educatori, le educatrici, gli insegnanti, con i genitori, della fatica proprio di stare davanti al bambino che piange, che manifesta una qualche sofferenza, no? E questa frase che tu riporti, no, di avere i giusti fazzoletti, i buoni fazzoletti, è fondamentale, però poi si scontra nella realtà a volte con la fatica dell'adulto di tirarli fuori questi giusti fazzoletti e di averli a disposizione per i bambini, perché poi a volte ci sono anche delle risonanze personali, delle proiezioni. Esattamente. Guarda che il nucleo del problema è lì. Il nucleo del problema è che i bambini, quando piangono, fanno male. Perché all'adulto quello che rimbalza è un pezzo di sé. E i bambini hanno il potere di andare a sconvolgere l'adulto nel suo proprio intimo. Non si può sopportare che un bambino soffra, perché questo rende l'adulto impotente e il suo fallimento. Sembra che oggi tutta la bontà degli adulti sia dare tutto. La famosa pubblicità, cosa vuoi? Tutto. Sempre in eterno. Questo è il massimo dei guaio. Okay. Perché questo è la perpetuazione della sofferenza. Perché in pratica è l'impossibilità di accogliere la sofferenza, perché la sofferenza fa male in chi la accoglie, non in chi soffre. E quindi si vuole annullarla perché siamo incapaci di starci. Allora qui bisogna predicare un'altra cosa. Saper stare, sostare, io metto nel libro, so lineetta stare, cioè saper stare nella sofferenza senza soffrire. Ma questo, se vuoi, viene da un'altra mia caratteristica professionale. È da anni che io mi occupo come volontario della protezione civile. Allora, quando si interviene nei disastri, quando si interviene nelle calamità, cosa andiamo a levare, a mettere a posto il mondo? Quando si interviene con i soccorritori, che per natura devono entrare in contatto con situazioni drammatiche, cosa andiamo a predicare? La felicità? Ok? Allora, è riscoprire che nell'animo umano c'è un nuovo modello, ed è quello della capacità di accogliere il dolore senza andare in dolore, senza annullarlo e dirgli ma cosa vuoi che sia, pensa a me, pensa alla vita che mi è bella, cioè non raccontarmi questo, cose che mi fanno male. Questo, il modo migliore è proprio quello di saperle accogliere
accogliere, essere empatici e rimandare in, a propria volta la capacità di stare accanto senza però soffrire a propria volta. Cioè un medico deve essere capace di mantenere la capacità di guarire ma senza ammalarsi delle varie malattie. Un soccorritore deve essere in grado prima di tutto di non cadere dentro l'evento che sta. Se uno vuol salvare uno nelle sabbie mobili, la prima cosa è stai attento a non caderci dentro. Allora, questo implica una capacità personale, di formazione personale, di stare accanto alla sofferenza, accogliendola, non eliminandola, ma senza a sua volta andare in difficoltà. Questa è la famosa storia dello scudo di Atena. Esatto, infatti, sì, sì. Sostanzialmente questo è dotarsi di questa capacità. Qualcuno scrive difficile e qualcun altro scrive un percorso di consapevolezza e quindi ci sono anche questi aspetti, no? Che sicuramente c'è il tema della consapevolezza, di comprendere dove siamo noi e come stiamo in quella situazione. Capisco, no? Quando Claudia scrive è difficile. Perché quando è difficile, ma è fondamentale. È fondamentale perché, allora, per fare le mamme e stare vicino ai bambini come mamme è sufficiente, come diceva Winnicott, essere abbastanza sani, sufficientemente buoni. Per fare questo a livello professionale ci vuole qualcosa in più. Non basta la buona volontà, oltretutto al giorno d'oggi siete tutte laureate, si richiede un diploma di laurea, quindi si richiede una competenza. È necessario che tutte queste capacità di essere in sintonia diventino cosciente professionalità. Questa è, diventa una coscienza professionale. Questo lo si può fare solo attraverso un'opera di educazione di se stessi e un'opera di formazione personale. Non è più possibile al giorno d'oggi, come dire, allora insegnare, allarghiamo un po' il terreno, dai, mi dai due minuti, insegnare è possibile perché attraverso l'insegnamento uno dà i contenuti del proprio pensiero. Allora, una maestra che dice ai bambini 1 + 1 = 2 non cambia il mondo, dà un contenuto di pensiero. E il bambino, se ripete 1 + 1 = 2, gli date la faccina bella, adesso siete in due a saperlo. Ma questo non è il processo di educazione, questo è il processo di apprendimento. Il processo di educazione è molto più forte, molto più potente, molto più impegnato e impegnativo. Allora, l'educazione vuol dire dare dei pensieri, non perché l'altro pensi quello che penso io, ma perché lui maturi dentro di sé i suoi pensieri. Io l'ho chiamata nel libro, questo si chiama la placenta psichica. Educare vuol dire a volte usare la placenta psichica dentro cui il bambino impara o ha la possibilità di maturare i propri pensieri. Ma per fare questo la placenta deve essere in grado di distinguere il sé dall'altro, proteggere, nutrire, ma fare in modo che sia lui a crescere, non tu. E poi, francamente, se fate questo percorso, io vi assicuro che crescete anche voi. Esatto. Sì, eh? Credo che questo sia veramente un tema importantissimo, quello del lavoro su di sé, della consapevolezza, di ascoltarsi e saper proprio distinguere, no? Quello che è mio da quello che è dell'altro, per non generare poi fusione che chiaramente crea caos, non consente poi di esserci, di essere veramente di aiuto ai bambini e le bambine, di essere efficaci, perché poi non sappiamo più cosa stiamo facendo, no? Chi stiamo guardando, cosa stiamo vedendo e l'aiuto a chi lo stiamo portando davvero. E quindi questo è un tema veramente fondante, lo diciamo sempre negli incontri con te, ma anche in generale, quante volte ci siamo proprio trovati, no? A soffermarci su questi aspetti del lavoro personale, perché davvero nel lavoro educativo credo non si possa prescindere
da questo, e si fa ancora troppo poco, a mio avviso, nel senso che anche, no, e riprendiamo anche la questione del gruppo di lavoro, perché a volte nei gruppi di lavoro, nell'equipe, perché quello è un dato fondamentale proprio per lavorare insieme e sostenersi a vicenda, anche nel saper sostare nella sofferenza senza andare in sofferenza, perché avere l'idea, no, che non siamo da soli, ma che ci sono altre persone con noi ed è un lavoro che prendiamo in carico insieme, perché i bambini sono affidati all'istituzione educativa, non a me, ma a quell'istituzione educativa. E quindi i bambini non sono miei, no? Su questo, guarda, i miei bambini, qua possiamo aprire altri capitoloni. Invece, no, è il gruppo di lavoro che si occupa di tutti i bambini. E quindi questo, secondo me, è ancora un tema da fondare, su cui tornare a ragionare, anzi adesso ti passo proprio la parola su questo, perché anche nella nostra esperienza troviamo spesso educatrici, educatori, insegnanti che si sentono molto sole, molto soli, perché il gruppo non è così tanto gruppo e non c'è così tanto sostegno reciproco poi nel lavorare sulle situazioni, nel sentirsi sostenuti, e l'abbiamo visto tra l'altro anche in questi 2 anni, ancora di più. Per cui questo, ecco, Giuseppe, dici, no? Perché questo tema del gruppo di lavoro anche è fondamentale. Ma in effetti a questo ho dedicato l'intero capitolo, perché secondo me è lo snodo fondamentale. Se affrontare il disagio vuol dire essere direttamente confrontati col disagio, il minimo che una professione deve avere è un servizio di manutenzione degli strumenti di lavoro. È il minimo. Okay. Ogni tanto un meccanico deve dare un'occhiata alla macchina, i suoi attrezzi, sistemarli, è indispensabile. Allora, quali sono gli strumenti di lavoro di un educatore? Il proprio corpo comunicante, perché voi non siete lì a insegnare, siete lì a educare. E educare vuol dire mettere il proprio corpo a livello di comunicazione per far nascere qualcos'altro. Allora, questo, se lo spostiamo a livello scolastico, la scuola è un'istituzione che accoglie i bambini. Le educatrici non si scelgono i bambini e il bambino non si sceglie l'educatrice. Quindi è l'istituzione che vi mette incontro. E quindi è l'istituzione che deve, come obbligo istituzionale, fornire agli educatori dei momenti di manutenzione degli strumenti di lavoro. È indispensabile, non è un optional. Qualunque professione importante deve dedicare del tempo a mantenere gli strumenti di lavoro. E gli strumenti di lavoro sono esattamente la propria psiche e il proprio corpo comunicante. Il miglior modo di farlo, questo è qualcosa che io ho dedotto e sperimentato, vi dicevo, dalla psicologia dell'emergenza quando si fa questo lavoro. Quando si interviene su delle persone che hanno avuto contatto con stress o con situazioni drammatiche o traumatiche, l'unico modo che noi abbiamo, che la natura ha fornito all'uomo, per far diventare l'incontro con lo stress momento di resilienza psichica personale, è quello di non annullare il proprio stress, non annullare la propria fatica, poterne parlare con qualcuno, trasformarla in un pensiero e che qualcuno la possa accogliere e ritrasmettere con solidarietà educativa. Questo, che sembra una cosa banale, è la chiave di tutte le cose importanti. Guardate che noi adesso, questo adesso l'ha imparato anche la scienza, la psicologia l'ha imparato, si chiama il debriefing. Ma guardate che i bambini l'hanno sempre saputo. Avete mai sentito? Il bambino ha sempre vissuto su queste situazioni, non vi ha mai detto, maestra, insegnami. Mamma, allenami, insegnami. Questi sono tutti gli obiettivi degli adulti. Il bambino cosa ha sempre urlato all'adulto? L'ha fatto, io penso, il primo figlio di Eva quando è salito sull'albero di mele. Gli ha detto guardami. E guardami vuol dire
tradotto in termini professionali, non è una cosa oculistica. Tradotto in termini professionali vuol dire voglio sentire che tu senti quello che io sento. Okay? Non vai in crisi perché io sono in crisi. Questo non è il massimo della mamma. E neanche il massimo della mamma o della maestra è non riesci a sopportare che io pianga. Questo. Se un bambino vede che l'adulto importante per lui va in crisi, come vive lui? Se un bambino che avete al nido cade per terra e piange, cosa farà? La prima cosa che fa è guardare in faccia la maestra per sapere se deve piangere o no. Immaginate se voi vi mettete le mani nei capelli e se voi... Allora è tragico per lui, perché allora nel modello dello specchio gli state trasmettendo quello che stai vivendo, è angosciante. Ma non potete neanche dirgli smettila di frignare, tirati in piedi e vai, perché questo allora gli date il messaggio che diventare grandi è una grande fregatura. Allora cosa fate? Vi occupate di lui, ma voi non siete angosciati. Però sapete accogliere la paura, sapete accogliere la sofferenza, asciugate le lacrime, bacino, un bicchiere d'acqua e passa tutto. Questo che da millenni tutta l'umanità ha sempre fatto è la chiave, cioè la capacità di trasformare le nostre emozioni in pensieri, e questo non lo possiamo fare da soli. Ci vuole qualcuno, nessuno è in grado di farsi da solo. A livello emotivo non esiste. Il filosofo può dire penso, quindi sono. Noi diciamo sono pensato, quindi sono. Allora, questo è l'invito che vi faccio: trasformare i vostri collettivi in momenti di lavoro dove si possa effettivamente parlare dei bambini, potersi dire con un sorriso quel bambino sta rompendo, quello lo prenderei per il collo, quello mi sta, ve le dite tutto. E mentre ve lo dite, con un sorriso potete dire: ok, adesso che abbiamo esternato tutto il nostro, abbiamo messo all'interno del gruppo tutto il nostro disagio, adesso insieme vediamo come raccogliere i cocci e come trasformare tutto questo in una strategia. Cosa possiamo fare? Ok, questo è il lavoro di gruppo. Allora, quello che io appunto vi dicevo, ho dedicato un capitolo intero perché questo possa essere fatto. Le schede che troverete nel libro devono essere compilate da chi conosce il bambino, presentate al gruppo di lavoro, e il gruppo di lavoro insieme dovrà tirare fuori tutti i guai che il bambino vi crea, tutti i guai che voi vivete nei confronti del bambino. Giusto, mettiamoli via. Andiamo oltre e ora troviamo la strategia. E questo è l'invito che vi faccio, e poi nei vari capitoli ci sono tutti gli esempi di come fare. Esatto, sì, infatti il libro è ricchissimo perché oltre a tutta la parte teorica che è veramente un condensato, no? Qualcuno prima scriveva quanta verità tutta insieme, Francesca, no? Perché le tue parole, come quelle che scrivi in questo libro, come in tutti i tuoi volumi, sono veramente molto dense perché davvero c'è una quantità, no? Di concetti, anche in poche righe, che, come dire, smuovono, almeno a me ha smosso tantissimo leggerti anche in questo volume, perché davvero io l'ho sentita, ecco, la spinta, no? A quell'orgoglio educativo che tu ci hai voluto trasmettere attraverso questo libro, perché credo che davvero se si legge con mente e cuore aperti e con questa disponibilità, è un libro che dà una forza molto grande di come dire, nuove chiavi di lettura che già nel precedente volume avevi messo veramente molto in evidenza, ma che qui riprendi e estendi con questo lavoro, e nuove possibilità appunto di aiutare i bambini e le bambine, di accompagnarli lungo il loro percorso di crescita con quest'idea, no, fondante che dicevamo prima,
non risolviamo, non eliminiamo i problemi, ma accogliamo, accompagniamo insieme, no? Quindi come gruppo. E questo credo che sia proprio un passaggio che è complesso anche proprio nella quotidianità, perché c'è ancora, nella mia esperienza, tanto da fare per questo, perché poi spesso quello che troviamo sono gruppi di lavoro che magari si incontrano per organizzare, no? I turni, le ferie, come dire, le cose organizzativo-pratiche, piuttosto che il materiale che dobbiamo acquistare, però la manutenzione del gruppo di lavoro e dei singoli soggetti, di come stiamo e come ci sentiamo, no? Nel lavorare con alcune situazioni di fatica, questo non è così a sistema in questo momento, perlomeno non in modo omogeneo, ecco, magari alcune realtà ce la fanno e riescono, però non è una costante che troviamo ovunque, quindi qui veramente c'è davvero da lavorare. Diciamo che non si fa con WhatsApp questo, ci si guarda in faccia, ci si guarda in faccia e eliminate tutto il resto. Ascolta, posso darvi un consiglio? Vorrei darvi un consiglio di come leggere questo libro, a tutte di chi ne ha voglia, perché non vorrei che lo prendeste troppo di punta, come se fosse un testo da studiare a fondo, perché contiene anche parecchia teoria e non è semplice. Leggetelo a vari livelli. Io vi consiglio, prima, di leggerlo come, come dire, non divorarlo, gustarlo. Sapete quando si gusta una pietanza? Non si ha fretta, non si ha fame, la si gusta. Direi quasi fatevi coccolare dal libro, ok? E leggetelo facendovi coccolare, perché deve prima introdurvi in una dimensione diversa di vedere il mondo, di vedere il bambino, di vedere voi e di vedere il vostro lavoro. Una volta che questo è successo, se il libro è riuscito a introdurvi in questo viaggio, allora potete leggerlo in termini più professionali. Andate a vedere cosa fare, quando capita questo andiamo a vedere questa pagina, leggiamola insieme, si può studiare. Ma prima non fatevi prendere l'idea che il bambino vi dispensa dall'esserci. Prima dovete esserci e la cosa più importante che questo libro dovrebbe farvi è quello di entrarvi dentro, perché voi vi sentiate padroni di voi stessi, padroni del vostro lavoro, contenti di farlo e quindi disponibili a prendere strumenti nuovi per poter riprendere questo lavoro in termini anche professionali. Ma finché non siete in grado di farvi cambiare dentro nel modo di fare, questo corre il rischio di essere non strategie, ma delle ricette comportamentali che rischiano di restare lì. No, infatti. Quindi prendetevi il tempo, dai, adesso viene l'estate, quest'estate fatevi un po' coccolare, entrate dentro nell'ottica e fatevelo gustare. Dopo, da quest'autunno comincerete a lavorarlo, a prenderlo come strumento di lavoro. Sì. Il mio regalo per le vacanze. Infatti è un'ottima proposta questa, anche di leggerlo a più livelli, a più strati, anche più volte magari, che anche questo può essere. Sì, ma non è un giallo che vedere come va a finire. Dopo le varie strategie, i vari capitoli ve li andate a vedere ogni volta che avete il bambino giusto, con cui andiamo a vederlo, ne discutete insieme, lo leggete insieme, è un manuale da tenere a scuola. Esatto. Però la prima cosa è riuscire a entrare nell'ottica del libro, perché cambia il modo di fare, il modo di pensare, il modo di sentire voi stessi, gli altri e il bambino. Esatto, sì, credo che questo sia il tema, anche perché poi se cambia lo sguardo, cambia tutto di conseguenza, perché se io guardo con occhiali diversi, con lenti diverse e osservo il comportamento dei bambini e delle bambine, intanto non appunto come qualcosa che va cambiato, estirpato, risolto, eliminato. E anche questo invito che fai continuamente, no, di trasformare i sintomi in messaggi, i comportamenti in un linguaggio, no? Quindi questo modello comunicativo, il bambino cosa sta cercando di dire, il comportamento che cosa mi comunica,
Questo è un cambio di paradigma molto potente, proprio perché porta a interrogarsi e a interrogarsi sia individualmente che come gruppo in un modo completamente diverso, e proprio perché si indossano lenti diverse a cercare e a trovare anche strade diverse dove tu dai delle indicazioni, ma poi uno se le trova, insomma, anche. Cioè, penso che quello capita. Scusa, se vi capita di dire questo bambino è, avete sbagliato strada. Cioè, dire il bambino è aggressivo, inibito, vuol dire che il problema è suo, io sono fuori, cambiate il bambino, che venga qualcuno a cambiarmi il bambino e dopo io faccio la brava maestra, la brava educatrice. No. Allora, ditevi, questo bambino sta usando una modalità aggressiva, inibita, provocatoria per dirmi qualcosa di importante, che sta male, e me lo dice in questo modo. L'unico modo è che io devo andare a prenderlo, guardarlo e attraverso la risposta portarlo da un'altra parte. Ma per fare questo dovete voi armarvi di questo sguardo diverso, un altro paio di occhiali. Sì, sì, è questo che trasforma tutto, perché poi, no, come dicevi prima, il libro non è un ricettario, no? Per cui si fa così o si fa cos'ha. Tant'è che tu porti tantissimi esempi, ci sono molte schede, no, esemplificative dove tu condividi dei casi, ma è proprio per far comprendere, no, come si può lavorare a partire dalle schede, dalla rilevazione delle strategie possibili e quali possono essere. Poi è chiaro che starà alla professionista, al professionista, come dire, entrare, no, nell'ottica di un modo diverso di guardare, di lavorare, poi trovare le sue strategie, le sue strade, sia individualmente ma anche e soprattutto, torniamo a sottolinearlo, come gruppo di lavoro, proprio perché l'obiettivo è questo, di cambiare il modo di lavorare attraverso il tuo libro, non soltanto della singola, del singolo educatore, educatrice, insegnante, ma dei gruppi di lavoro che possano abbracciare collettivamente un nuovo sguardo e andare in una direzione diversa, perché poi è anche lì che l'effetto moltiplica, ovviamente, nel momento in cui c'è tutto un gruppo che lavora con uno sguardo diverso, ci si sostiene anche a vicenda in un modo più potente. Ok. Su questo io darei, forse nel libro non è menzionato, ma nel lavoro che faccio mi accorgo che è sempre più importante il ruolo delle pedagogiste o dei coordinatori pedagogici, perché i gruppi di lavoro non possono essere da soli, devono essere condotti da qualcuno, e la pedagogista e i vostri coordinatori pedagogici sono quelli che più di altri hanno sia il contatto con l'istituzione, ma che potrebbero avere il potere di far diventare un insieme un gruppo di lavoro. Perché la cosa non è automatica, non è un insieme di persone che diventa un gruppo di lavoro. Un gruppo di lavoro ci vuole la volontà di entrare in questo processo. Assolutamente. Sì, la fatica a volte, ma anche qui nella nostra esperienza, è che ci sono servizi educativi che non hanno il coordinamento, non hanno, quindi anche lì è un'altra fatica, no? Perché poi quando manca il coordinatore in un gruppo in cui si è tutti pari, come dire, poi può essere difficile, no? In certe situazioni, soprattutto se si va in impasse, poi districarsi, no? Perché serve qualcuno in qualche modo super partes che conduca e porti ad attraversare certe fatiche e possa aiutare a sciogliere dei nodi. Quindi là dove manca il coordinamento, effettivamente la fatica è più grande. Sì, ma vuol dire che questo, i gruppi di lavoro nella prima infanzia, non è un semplice babysitteraggio istituzionalizzato, okay? Come a volte durante la pandemia è stato ridotto. È un lavoro educativo scientificamente importante, pedagogicamente essenziale e personalmente implicante. Allora, per fare questo ci vogliono delle persone preparate, delle strutture che funzionino in un certo modo, e per farle funzionare
ci vuole un certo livello. Mettere le educatrici che prendano i bambini e basta, senza assisterle, senza dare a loro la manutenzione del loro lavoro, questo è considerare l'educazione semplicemente fare in modo che i bambini, insomma, è un babysitteraggio. Non è così che si intende i servizi per l'infanzia. Infatti. Sì, sì, e poi appunto, no, già nel nostro settore, nell'ambito 06, c'è tutta la fatica di farsi riconoscere, no? Come dicevi anche all'inizio, non siamo lì a far giocare i bambini tutto il giorno, figurarsi, no? Però ecco, se non c'è anche una presa in carico collettiva, istituzionale, di quello che è il valore del lavoro educativo, soprattutto tra l'altro poi in un'epoca della vita che ormai è acclarato da tutte le ricerche, no, dai famosi 1000 giorni, 2000 giorni, insomma sappiamo che lo 03-06 è un momento della vita degli umani fondante, fondamentale, scientificamente ormai stra acclarato, eppure nonostante si sappia, l'OMS, no, ha dichiarato ampiamente l'importanza dei primi 1000 giorni d'oro, e poi però di fatto, no, e l'abbiamo visto appunto chiarissimamente nel lockdown, tant'è che tu hai sentito proprio la spinta, no, di scrivere anche questo libro, ma ancora vediamo che non c'è questa presa in carico effettivamente così forte, significativa del comparto dello 06, perché per fortuna adesso abbiamo le linee pedagogiche 06, gli orientamenti dello 03, quindi sicuramente ci sono dei documenti fondanti molto importanti per tutte e tutti noi, dalla legge della buona scuola, l'istituzione del sistema integrato, quindi sicuramente c'è una spinta forte, almeno sulla carta, però poi nella realtà diciamo che serve ancora un po' di lavoro, ecco, per arrivare a davvero tradurre tutto questo in pratica quotidiana e soprattutto allargata, ecco, no? Che non sia riservata solo ad alcune singole strutture, ma che ci sia davvero un modo sistematico di fare il lavoro che tu ci proponi in questo, nei tuoi libri. Questo è veramente importante. Ma in effetti io nel primo capitolo faccio un capitolo intero per dire come i servizi per l'infanzia non sono solo dei visitatori, che il concetto di attaccamento oggi non corrisponde semplicemente che il bambino si attacca alla mamma e se qualcosa non funziona è colpa della mamma, ma che l'attaccamento è qualcosa che avviene nei primi 6 anni e che in questo processo hanno un ruolo determinante anche i servizi educativi, soprattutto al giorno d'oggi dove la maggior parte, quasi tutti i bambini vanno a scuola dell'infanzia, molti vanno al nido, e se pensiamo alla grande potenza educativa messa in questi servizi, io le vedo come punti fondamentali per formare gli uomini e le donne del terzo millennio. Perché qui ci sarebbe la possibilità di rimettere a posto un sacco di cose. Perché è un qualcosa che ha sorpreso. Sembra che l'attaccamento avvenga perché il bambino e la mamma si trovano e vivono felici. Dalle studi che hanno fatto, l'approccio tra la mamma e il bambino, solo un terzo va a buon fine. Il resto fallisce. E subito dopo, quelli che falliscono, il 50% sono recuperati. Quindi vuol dire che non è vero quando va tutto bene per essere sani, vuol dire saper cadere bene e rialzarsi in piedi. Nessun bambino ha mai camminato senza essere caduto. Allora, questo ci dà la ragione che se voi alla scuola 06 riuscite ad avere in mano tutto questo armamentario che vi sto dando, che è il mio sogno, io vorrei che voi diceste ai bambini, cari bambini, portate qui tutti i vostri guai, portateli qui perché questo è il posto migliore dove portarli. Da noi, noi siamo competenti per riceverli, per accoglierli, trasformarli. Io in alcuni casi l'ho paragonato al... il processo del depuratore. Il depuratore è fatto in modo di ricevere tutto quello che è inquinato, rimetterlo in circolazione disinquinato. Allora, se i servizi per l'infanzia avessero queste prospettive,
fossero dotati di questa capacità, di questa tecnologia pedagogica, e per tecnologia intendo tutte le tecniche di cui stiamo parlando, lavori che funzionano, capacità di pensiero, sarebbe auspicabile che tutti i bambini vengano nei servizi educativi, che portino lì tutti i loro problemi e voi con un sorriso possiate dire: caro, non è un problema. Questo è il più grosso, la mia più grande utopia. Sì. Ci auguriamo, Giuseppe, che presto questa utopia non sia solo un'utopia, ma si trasformi in realtà. E sicuramente il lavoro che tu ci condividi e anche con questo nuovo volume ci può aiutare molto in tutto questo, e ci auguriamo davvero che le colleghe e colleghi che lo leggeranno, anche seguendo i tuoi suggerimenti, le tue indicazioni, possano pian piano, insomma un passo alla volta, sempre più dare corpo a questa possibilità. E perché davvero concordo con te, l'educazione può cambiare il mondo, un bambino, una bambina alla volta, e noi abbiamo un grande potere, sicuramente anche una grande responsabilità. Io cito sempre l'uomo ragno, grande potere, grande responsabilità, però insomma il nostro lavoro, alla fine siamo qui per questo, e se abbiamo scelto di lavorare nell'ambito educativo, ancor più nello 06, questo fa parte assolutamente del nostro mestiere e di quello che siamo chiamati a fare. Non è un di più, è il cuore del nostro lavoro, per cui penso che davvero su questo ci sia molto da così consolidare dentro di sé. Ecco, noi per primi di avere l'idea che non siamo un babysitteraggio, un parcheggio, così un passatempo, ma che invece abbiamo davvero una professionalità. Sì, pretendere di più, dai, pretendere di più da noi stessi. Esatto, sì, secondo me sì, questo ci sta e ci vuole. È già quasi un'ora, Giuseppe, perché qua il tempo vola. Ma c'è qualcuno, loro possono parlare? Ma stanno scrivendo di tutto. Non vedo niente, quindi. Ci sono i commenti, non so se non vedi la barra, la striscia sulla tua... No, dov'è? Con i commenti. Dov'è la chat qui? Dovresti avere, prova a cliccare, non hai sulla destra, scusami, c'è una piccola barra di navigazione con scritto commenti. Ah, sì, l'ho visto. Ecco, ci sono tantissimi commenti. Ma non posso leggere tutto, se no non... No, li ho mostrati anche qua sotto, guarda, te ne faccio, vedi che non ci hai fatto caso mentre parlavi, eri concentrato, vedi che li faccio anche. Sì, ma vedevo qualcosa che passava, ma come faccio a leggere? Se leggo non parlo più. Se leggo non parlo, capisco, hai ragione. Hai ragionissima. Comunque, insomma, tante colleghe e colleghi hanno già scritto, infatti, nella chat, condividendo assolutamente quello di cui ci stai parlando, e non ci sono particolari domande, più che altro, ecco, ci sono attestazioni. Era per sapere se c'era bisogno di rispondere a qualcuno direttamente, il resto... No, domande specifiche no, più che altro, ecco, tante persone che appunto stanno venendo dietro appunto quello che stiamo condividendo, dicendo sì, è vero, concordiamo, e riflettendo con noi su questi temi, quindi fondamentalmente questo è. Poi c'era una domanda proprio rispetto a come aiutare i bambini nella loro fatica, in quello che portano nei servizi, però c'è tutto un libro che ne parla, quindi diventa difficile riassumerlo in poche parole. Però Giuseppe, questi ultimissimi minuti, visto che poi a breve andiamo a chiudere, ti passo nuovamente la parola. Se ci sono aspetti che vuoi aggiungere, che magari ancora non abbiamo toccato, io trovo molto interessante anche che poi di fatto va a toccare appunto i temi di cui ci hai già parlato, quando proprio parli del modello delle cure palliative, no? In contrasto col modello medico e dello sguardo ostetrico, magari, ecco, se vogliamo dire qualcosa anche su questi aspetti, così per aggiungere. Sì, questo è che le cure palliative è in pratica l'avanzamento delle cure mediche, che per poter intervenire anche quando non c'è più nulla da fare, hanno dovuto cambiare completamente il sistema. E le cure palliative intervengono non per curare, ma per prendersi cura, e prendersi cura è una cosa completamente diversa.
per cui cambia le modalità di fare, si accompagna, bisogna essere in grado di stare accanto alla malattia e alla sofferenza senza soffrire, bisogna aver lavorato su di sé e quindi cambia completamente. Quando non ci sono più giorni, allora bisogna dare luce ai giorni, dice la cure palliative. E quindi vuol dire che non si lavora nel curare, nel rendere le cose più guaribili, ma nel saper accompagnare. Allora, questo vuol dire che la pedagogia è più simile, cioè bisognerebbe inventare una pedagogia palliativa. Questo era il succo che io volevo mettere. Cioè la pedagogia palliativa vuol dire la pedagogia capace di stare accanto alle sofferenze, ai disagi, anche alle malattie, se i bambini hanno dei problemi, ma senza avere paura, senza doverle guarire, senza doverle annullare, essere capaci di accompagnarli e con un sorriso saper stare accanto a tutto questo. Okay. Questo è il succo. Però per fare questo, guardate che ci vuole una preparazione molto più forte che quella della pedagogia d'assalto che deve insegnare tutto. È tutto un altro modo, bisogna entrare in un mondo diverso, in un'ottica diversa. Sì, sì. E vorrei finire che come finisce il libro. Il libro finisce che ho dato la parola al bambino. Ed è quel bambino interiore che c'è dentro di noi. Perché per stare accanto ai bambini non è sufficiente curarsi dei bambini. Bisogna che siano i bambini che ti curano. E cioè devi crescere tu accanto ai bambini. Perché per far crescere un bambino o cresci anche tu o non cresci nessuno dei due. Per cui guardate che questo tipo di professione è una delle professioni più belle del mondo. Sei costretta a continuare a crescere anche tu. Guardate che è una cosa formidabile. Dovreste ringraziare i bambini di cui vi curate perché loro vi aiutano a diventare grandi anche voi, a continuare a prendervi cura di voi stessi. E se questo funziona, vi assicuro che state meglio anche voi. È vero. Sì, sì, sono d'accordo. Stavo leggendo il commento di una collega, Rosella. Te lo leggo, Giuseppe, perché è un po' lungo, non so se riesci a vederlo. Rosella scrive, lei prima ha detto, il bambino non sceglie la maestra e la maestra non sceglie il bambino. Giustissimo. Ma quando in una sezione il caso vuole che ci sia un'alta concentrazione di bambini con problematiche comportamentali di relazione, è davvero difficile gestire, ricevere, trasformare tutti i loro guai. I numeri dei bambini nella statale sono davvero troppo alti rispetto alle risorse umane. Le difficoltà comportamentali, i bambini o positivo provocatori sono sempre di più. Ok, questo entriamo nei dettagli. Ma guardate che il fatto che in una sezione ci siano tot bambini non l'ha mica deciso i bambini. Allora, chi ha deciso che i bambini devono essere 25 di quel tipo in una casa, è persone che non hanno mai visto un bambino. Come si può chiedere che una sezione con 25 bambini problematici come siano al giorno d'oggi possano coesistere con un'unica insegnante senza che l'insegnante sia dotata degli strumenti per occuparsi? Questo vuol dire che il compito educativo nessuno ha capito e quindi vuol dire che la struttura funziona a vuoto. È come se un ospedale dicesse mettiamo tutti gli ammalati e non mettiamo i medici, ma siamo matti. Allora, questo in alcuni casi io lo considero una negligenza istituzionale nei confronti dell'infanzia. Perché un bambino che passi, io mi ricordo mio nipote che quando ho cominciato la scuola dell'infanzia veniva dal nido, gli ho chiesto come sono i tuoi compagni, mi ha guardato con la faccia desolata, mi ha detto tanti. Ecco, l'unica cosa che ha capito al primo giorno di scuola. Ma questo
Non è mica l'hanno scelto i bambini, questa è una scelta politica. E allora, di fronte alla politica, bisognerebbe anche avere il coraggio pedagogico di dire che se si vuole fare in modo che il lavoro venga fatto in un certo modo, in un certo livello, si devono dare le condizioni per poterlo fare. E quindi deve esserci una modalità strutturale diversa, che voi abbiate gli strumenti per poter lavorare, perché con nulla non si può fare nulla. Ma questo entriamo in un discorso che non è più tecnico, diventa più di tipo istituzionale, politico, gestionale, eccetera. Io vorrei che rivendicaste il ruolo, l'orgoglio di fare questo lavoro e per poterlo farlo bene, che vi mettono nelle condizioni di poterlo fare bene. Per fare questo ci vogliono le strutture adeguate, ci vogliono la protezione adeguata, che abbiate il vostro gruppo di lavoro che vi aiuta e non soltanto che serve all'istituzione per far vedere che lei funziona bene. Perché molto spesso ho l'impressione che le varie istituzioni usano i bambini per una loro visibilità politica, ma dei bambini se ne occupano molto poco. Questo è successo durante la pandemia, purtroppo vedo in giro che succede, ma questo, una volta che l'ho constatato, io lo denuncio, però mi occupo di una modalità tecnica più alta di quello che si pensa. Sì, sì, siamo d'accordo, guarda Giuseppe, sottoscriviamo tutti, perché davvero questo è un temone, è chiaro che giustamente ha un risvolto assolutamente politico-istituzionale, perché questo è un tema, come dire, al centro delle, che dovrebbe essere al centro delle riflessioni, di mettere le professioniste e i professionisti, come dicevi, nella condizione di lavorare con qualità, anche perché poi tra l'altro le ricerche anche sull'attaccamento extrafamiliare, negli ambiti extrafamiliari, evidenziano che la qualità delle strutture educative fa la differenza rispetto, no, a quello che dicevi prima, cioè i bambini possono portare, no, le loro fatiche al nido, alla scuola dell'infanzia, ce lo auguriamo assolutamente sì, e poi però dall'altra parte servono, sì, anche... devono essere capaci di essere accolte, se no è inutile. Esatto, perché sì. Una maestra con 30 bambini può solo al limite stare attenta che non si picchi o che non si facciano male, ma non è educazione questa, certo. È solo sorveglianza del limite. Poi, per carità, sappiamo che abbiamo la possibilità di progettare sugli spazi, sui materiali, okay, la nostra porta, sì, formativa. Fa parte di tutto un lavoro tecnico. Certo. Però resta il fatto che sui numeri c'è un capitolo da aprire, indubbiamente. E questo assolutamente sì. E poi, oltre alla questione dei numeri, la preparazione e la possibilità di condividere nel gruppo di lavoro, no? E quindi che ci sia una manutenzione individuale di gruppo che consenta di prendere consapevolezza e di accompagnare i bambini e le bambine, come dicevi, con questo sguardo ostetrico e con questa possibilità di accompagnare, di saper sostare senza patire la stessa sofferenza. E quindi, insomma, sono concetti veramente molto densi, e ci auguriamo che questa diretta possa davvero già di suo, ecco, dare degli strumenti, delle possibilità di riflessione e di approfondimento a chi ci ha seguito in questa diretta, ma anche a chi seguirà in differita. Come già scrivevo prima, questo video resta registrato, quindi disponibile, per cui potete riascoltarlo, potete condividerlo. E rimostro appunto in ultimo anche nuovamente la copertina del volume che vi dicevo all'inizio, è uscito l'altro ieri, per cui è già in vendita nelle librerie online e offline, e pertanto, insomma, vi invitiamo ad approfondire. Se poi avete piacere, suggeriamo, come dicevamo, anche di leggere il volume precedente, Il disagio educativo al nido e alla scuola dell'infanzia. Giuseppe, ti passo la parola per andare in chiusura, per i saluti. Dai, allora vi saluto tutti e, come vi dicevo prima, vi regalo questa mia utopia, che non è l'utopia che voi riusciate a fare tutto, perché questo non è possibile. Non è l'utopia che voi siate in grado di fare tutto, è l'utopia di cercare. Cioè, perché diciamo che l'utopia è irraggiungibile, però uno non muove un dito se non ha un'utopia nella testa. Ok? C'è un proverbio arabo che dice: nessuna carovana ha mai trovato un miraggio, però nessuna carovana si è mai messa in moto senza la prospettiva di un miraggio. Allora io vorrei tanto regalarvi l'utopia in questa seconda ipotesi,
Che questo libro vi dia la possibilità di sognare, di chiedere, di pretendere, di cercare qualcosa, anche se quello non lo troverete mai. Però se non si ha in mente un'utopia, ogni professione diventa una noia. E soprattutto voi non vi realizzate. Okay? Assolutamente. Allora, grazie. Questo era l'obiettivo quando ho pensato questo libro, pensando a voi e al vostro lavoro e alle vostre fatiche. Grazie Giuseppe, perché questo libro rende veramente merito al valore del lavoro educativo che tutti i giorni educatrici, educatori e insegnanti svolgono con tanta passione e dedizione nelle loro strutture educative, pur, no, come dicevamo, in tante difficoltà oggettive e organizzative, ma davvero siamo anche in contatto con un mondo di persone appassionate che hanno davvero a cuore l'infanzia e che lavorano ogni giorno per il cambiamento nel presente e nel futuro. Quindi mi unisco a Giuseppe, ringrazio tutte e tutti e insomma, per fortuna non siamo soli, siamo una comunità molto grande di persone accomunate da questa utopia e per cui insomma goccia a goccia ognuno fa la sua parte e l'importante è farla, seppur piccola è l'importante farla perché ogni goccia è importante. Quindi grazie ancora a Giuseppe, grazie ancora a tutte e a tutti. Grazie a voi. Ci vediamo alla prossima occasione. Vi mostro ancora la copertina del volume prima di chiudere. E quindi alla prossima, grazie ancora Giuseppe, grazie a tutte e a tutti e buon weekend, visto che siamo al sabato sera. A presto, ciao! Ciao a tutti.